10 nuclei familiari, con la scelta di accoglierli in appartamenti singoli, quindi ogni famiglia ha la sua casa, quindi può vivere la sua vita in modo molto autonomo. L'associazione Girasoli gestisce esclusivamente progetti SPRAR, ha scelto di non gestire CAS, di non gestire niente di emergenziale, perché ritiene che il modello dello SPRAR sia quello che meglio si presta a un'accoglienza virtuosa. La scelta di accogliere in appartamenti singoli, diciamo che è stata un po' una chiave di volta del successo del progetto di Supera, perché queste famiglie vengono da esperienze molto, molto difficili, di lunghe separazioni o di viaggi particolarmente complicati, quindi poter vivere in una casa tutta loro, poter ricreare intimità di coppia, intimità con i figli, ci aiuta molto a farli stare bene, a farli sentire a casa. Tra l'altro ci aiuta a creare relazioni di buon vicinato, per cui noi abbiamo quasi bisogno di intervenire nei rapporti tra la popolazione superese e gli ospiti del progetto, perché si creano automaticamente delle relazioni. I bambini vanno a scuola e questo incrementa la possibilità di creare aggregazione, di creare interazione tra la popolazione residente e beneficiari del progetto. Quindi diciamo, questo è uno dei motivi per cui il progetto ha successo. Per cui noi assicuriamo tutti i servizi che dovrebbero essere assicurati in ogni struttura d'accoglienza, anche se non sempre va così, quindi un'assistenza legale, una consulenza legale continua, un'assistenza psicologica continua, assistenza sanitaria, abbiamo un assistente sociale, abbiamo diversi mediatori che sono fondamentali per il buon andamento del progetto, abbiamo mediatori praticamente di tutte le lingue, facciamo inserimenti lavorativi, quindi piccole esperienze lavorative sul territorio di 3 mesi, di 5 mesi, che permettono a tutti, sia uomini che donne, di guadagnare qualcosa, di creare un piccolo curriculum che comunque gli sarà utile dopo, di creare rapporti virtuosi con la popolazione locale, perché lavorando insieme si creano rapporti che vanno oltre quello lavorativo, ma che diventano anche personali. L'originalità del nostro progetto e la nostra titubanza all'inizio di presentare un progetto al Ministero era legata al fatto che noi ritenevamo di non avere una struttura idonea per poter ricevere queste persone. Assieme a Girasoli abbiamo sperimentato questa formula, ovvero un progetto diffuso nel paese con le case in affitto, e abbiamo avuto intanto la disponibilità di diverse case in affitto, quindi hanno avuto persino la possibilità di scegliere quale tipo di case utilizzare, perché c'è stata un'adesione, non dico massiccia, ma un'adesione abbastanza sufficiente per quello che serviva da parte dei cittadini di Sutera. Questo tipo di accoglienza, che dà la possibilità di rifugiati di vivere a stretto contatto con la popolazione, però dislocati nel paese, come se fossero delle persone che sono venute non a seguito di un progetto ad abitare a Sutera, ma come se l'avessero scelto loro. E noi, forse dell'esperienza positiva che abbiamo avuto in questi 3 anni, abbiamo presentato istanza e siamo in attesa di una risposta da parte del Ministero se il progetto verrà rifinanziato e quindi se ci sarà questa prosecuzione per i prossimi 3 anni.